Sorge sull'incantevole territorio che faceva parte del comprensorio della città romana di Suasa. Al suo interno uno splendido castello, le cui mura racchiudono un'antica storia. Quello di Nidastore, o Nido degli Astori, ossia dei falchi usati per la caccia nel Medioevo. A lato dell'ingresso, un giardino dedicato a Monsignor Sgreccia, il cardinale nato e sepolto a Nidastore, molto legato a Fano, poiché ordinato presbitero di una diocesi e successivamente diventato rettore del seminario. Nato nell'XI secolo, numerose sono le testimonianze preistoriche ritrovate sul castello. Fuori dalle mura, la chiesa di Sant'Anna, che conserva i resti di tanti affreschi, e la chiesa parrocchiale di San Sebastiano, che ospita l'importante crocefissione del 1500. Gabriel Nidastore è uno dei 9 castelli di Arcevi. Innanzitutto, che cosa significa Nidastore? Nidastore deriva da Nido dell'Astore, ovvero il nido di un rapace che veniva usato ai tempi passati per la caccia. È proprio questa forma arroccata di questo piccolo paese castello che prende il nome di Nidastore, proprio perché assomiglia tantissimo al Nido dell'Astore. Quanti sono gli abitanti di Nidastore e quelli del castello? All'interno del castello, dentro le mura, sono una 15. Invece tutta la frazione ha 160 abitanti. D'estate è possibile cenare in piazza e quindi è sempre pieno di turisti. Ad oggi esiste l'istituzione Uomini di Nidastore. Che cos'è? L'istituzione Uomini di Nidastore è ciò che amministra quello che viene da un'eredità del 1400. Praticamente nel 1400 il paese, il castello era governato da un conte, il conte Ranieri. Si dice, secondo una leggenda, che il conte avesse in uso la prima notte di nozze, ovvero la prima notte di nozze, appena sposate, le spose venivano prelevate dal conte e portate a casa sua. Un certo Cecco di Tocco, un boscaiolo che era prossimo alle nozze, geloso, pochi primi giorni di sposarsi, praticamente uccise il conte. Essendo il conte parente del vescovo di Fossombrone, il vescovo donò tutto quello che era gli averi del conte agli uomini d'arme di Nidastore. Parliamo del 1400, dal 1400 questi beni vengono amministrati e siamo arrivati fino ad oggi. Com'è composta l'istituzione di Nidastore? L'istituzione Uomini di Nidastore è composta da un'assemblea generale a cui fanno parte tutti gli uomini che hanno compiuto 18 anni d'età, sono 5 anni residenti a Nidastore, cittadinanza italiana, e dalle donne vedove o capofamiglia. Nidastore è anche luogo nativo di Monsignor Sgreccia. In questa stanza ci sono parecchie opere collegate a lui. Sì, diciamo che questo è il centro museo dove sono raccolte le testimonianze di Sua Eminenza Cardinale Elio Sgreccia. Tutto quello che vedete qui raccolto è stato raccolto personalmente dal Cardinale e ha creato il museo. E quindi quello che vediamo è una sua opera di fondo e qui queste testimonianze rendono idea di quello che ha fatto nel corso della sua vita, le tante cose che ha fatto. Alle mie spalle abbiamo il ritratto del Papa e di Sua Eminenza. Tra i due c'era un legame molto particolare, perché quando il Papa è stato ferito, il Cardinale Sgreccia praticamente all'interno della sala operatoria ha pregato per tutto il tempo dell'intervento. Fra l'altro Monsignor Sgreccia è stato insignito anche di una cittadinanza onoraria. Sì, è stato insignito della cittadinanza onoraria di Arcevia nel 2017, proprio per ricordare tutto quello che ha fatto anche per il Paese.